Ciao ragazzi e benvenuti anche oggi, come ogni martedì, nuovo video a tema Harry Potter. E oggi vi parlerò di una nuovissima uscita di Panini Comics. In passato, troverete nelle schede questi video, vi ho parlato del taccuino di Newt Scamander. Successivamente è arrivato questo volume qui dedicato alle arti oscure, pieno di allegati. E pochissimi giorni fa, ecco che è arrivato questo nuovo volume qui, che invece è ispirato e comunque dedicato a Diagon Alley. Ragazzi, intanto guardate la copertina quanto è bella. Io quando ho aperto questo volume su Instagram, piccola parentesi per chi non mi seguisse, antonio.seria, mi trovate su Instagram. E proprio lì ho aperto il pacco del Corriere quando è arrivato in negozio e, ragazzi, sono rimasto davvero esterrefatto dalla qualità della copertina. Queste erano già molto belle, soprattutto quella del taccuino di Newt Scamander, ma questa qui davvero le batte tutte. Mi piace tantissimo questa illustrazione di Harry con Hagrid che attraversano il classico muro di mattoni, mi piace tantissimo lo stile e una cosa assolutamente degna di nota sono appunto questi mattoncini qui laterali che sono tutti stampati in rilievo e a differenza della parte centrale che è lucida, questa qui è opaca e satinata, è quasi ruvida al tatto, è davvero molto molto bella, mi piace davvero tantissimo. Ma di cosa parla questo volume? Ragazzi, come dice il titolo, Diagon Alley. All'interno è diviso in diverse sezioni, si parla naturalmente di tutti i vari negozi presenti su Diagon Alley, quindi troviamo Ollivander, troviamo i tiri Bisbee Weasley, troviamo il negozio di accessori da Quidditch, troviamo anche Nocturne Alley, troviamo la Gringot, tantissime tantissime cose. E come al solito Panini non ci ha fatto mancare gli allegati che adesso andremo a sfogliare assieme. Ce n'è uno davvero molto molto bello, più o meno alla metà del libro, che voglio proprio farvi vedere. Intanto, come potete vedere, ci sono tantissime immagini, questo è il sommario. Ecco qui che abbiamo ad esempio una bella foto di Harry con Hagrid che sono appena arrivati a Diagon Alley e poi si comincia col paiolo magico, ci sono diverse descrizioni delle ambientazioni e poi qui c'è un bellissimo allegato, troviamo la lettera che arriva a tutti i nuovi studenti di Hogwarts con la lista di tutto il materiale necessario per il primo anno, quindi molto molto carino questo allegato. E poi andando ancora avanti, ecco che troviamo questa busta che di primo acchito mi sembrava vuota, poi invece sbirciando meglio ecco che tutti in un angolino ho trovato una montagna di galeoni, falci e zellini. Eccoli qui, sono delle riproduzioni in cartoncino davvero molto molto carine da tenere qui dentro questa busta, visto che in queste pagine appunto si parla della Gringot, della banca dei maghi. Ma non è questo quello che volevo farvi vedere, perché ci sono molte altre riproduzioni di documenti, soprattutto anche relativi al Quidditch. Qui abbiamo un piccolo libricino che contiene tutte le bacchette degli studenti di Hogwarts, diciamo una versione in piccolo dell'ultimo volume delle bacchette magiche edito da Panini. Questa qui è una piccola anteprima molto molto carina. E poi ecco che finalmente siamo arrivati nella pagina centrale che volevo farvi vedere. Abbiamo una mappa completa di Diagon Alley, la classica mappa che viene venduta ad esempio anche da Noble Collection già incorniciata, però questa è una mappa con delle finestrelle che si vanno a sollevare e all'interno troviamo esattamente la descrizione del negozio che si trova in quel punto della mappa. E qui in questa prima casellina abbiamo il negozio di dolci Sugar Plum che io non conoscevo, ma abbiamo anche la gelateria Fortebraccio, troviamo lo speziale di Slug & Jiggers e qui invece abbiamo la farmacia del signor Mule Pepper. Quindi negozi un po' secondari, non quelli soliti conosciutissimi come Ollivander. E questa cosa mi è piaciuta parecchio. Poi andando avanti, ecco che qui abbiamo ad esempio una carta per segnare i punti del Quidditch, molto molto carina, già compilata con la leggenda. Questa mi è piaciuta davvero tantissimo, una novità molto molto carina. E non finisce qui perché ad esempio ho visto che era presente anche una pagina della Gazzetta del Profeta. Eccola qui, la Gazzetta del Profeta con la pagina dedicata all'indesiderato numero 1.
quindi molto molto bella anche questa, si possono naturalmente staccare e incorniciare, appendere in camera. A me piacciono davvero tantissimo, sono sempre molto combattuto, non vorrei mai toglierli dall'interno dei libri, però ci sono davvero degli allegati molto molto belli di altissima qualità. Ma bando alle ciance, andiamo ancora avanti, perché qui troviamo un altro allegato molto molto carino, che invece è dedicato ai tiri Wispy Weasley e comunque a tutti quegli artefatti in vendita su Diagon Alley, come ad esempio qui troviamo le bacchette molto famose, degli sticker da poter attaccare ad esempio sul diario, da attaccare in camera, da attaccare sugli armadi o da tenere qui e conservare. Ci sono delle etichette di vari prodotti in vendita appunto nei tiri Wispy Weasley, ma ci sono anche tutte le varie insegne dei negozi, come ad esempio il paiolo magico, abbiamo la Gazzetta del Profeta, abbiamo davvero tantissimi, tantissimi loghi. Molto molto carino questo qui anche per realizzare delle pozioni, visto che troviamo tre etichette, ma queste ormai le troviamo quasi in tutti i volumi. E poi alla fine del volume ecco che c'è una piccola chicca, come vi dicevo a me era piaciuta tantissimo la copertina di questo volume, ed ecco che allora qui troviamo in allegato un bel poster della nostra copertina, davvero molto molto bella. Questa qui sicuramente la aggiungerò alla mia collezione e la metterò all'interno di una cornicetta, perché mi ha davvero colpito tantissimo questa illustrazione. Somiglia molto a quella di una delle edizioni nuove di Harry Potter, quelle con la copertina gommata, ma non so se è esattamente quella. Fatemelo sapere nei commenti, perché non sono proprio sicuro. Credo di no, però è molto molto simile. Quindi fatemi sapere se vi piace anche a voi, a me tantissimo. In conclusione vi dico, ragazzi, che per me questo libro è davvero molto molto carino, molto interessante, e che va assolutamente preso per completezza. Qualora foste dei collezionisti di questi volumi qui di Panini Comics, ve lo consiglio assolutamente. Gli allegati sono sempre molto molto carini, soprattutto se volete metterli esposti in camera, quindi ve li straconsiglio. E ragazzi, naturalmente trovate il link di questo volume e di tutti gli altri sotto in info box, perché li trovate tutti scontati del 15% su Amazon. Io a questo punto, ragazzi, credo di avervi detto tutto. Naturalmente, come al solito, per qualsiasi dubbio, domanda o curiosità, contattatemi in privato o lasciate un commento, perché, come saprete, vi rispondo sempre. Qualora il video vi fosse piaciuto, mi raccomando, lasciate un mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale qualora non foste iscritti, e io vi do appuntamento prestissimo con tantissime altre novità. Ciao!